Sono Teorio Caporaso e oggi vi racconto la mia esperienza sulla 50 km di marcia con la nazionale italiana in Portogallo. Abbiamo iniziato con il test di bioimpedenza per verificare massa grassa, massa magra, la percentuale di total body water e verificare un attimo il recupero dell'atleta rispetto alla gara, rispetto all'allenamento. È un esame non invasivo che noi utilizziamo spesso e volentieri per cercare di capire il grado di allenamento dell'atleta. E speriamo che possa essere utile nel prosieguo di una carriera assai impegnativa. Un'esemplificazione del lavoro svolto è con un cardiofrequenzimetro, test con coni, con un semplice tappeto e con un cardiofrequenzimetro può essere un valore che può dare l'idea dell'adattamento organico dell'atleta e quindi può dare un aiuto nella verifica dell'allenamento. Arrivare al risultato importante come quello di Teo non è cosa semplice, parte da anni di lavoro in cui bisogna creare l'empatia tra allenatore e atleta e creare i presupposti per poter ogni giorno creare l'adattamento migliore. Noi siamo soddisfatti e chiaramente dopo il momento di entusiasmo per il risultato ottenuto iniziamo un'altra volta una nuova storia per cercare di migliorarci. Tanti chilometri, tanti lavori, come avete visto, di analisi, tanti lavori tecnici come quelli che ha svolto in sintesi Teo oggi. L'importante è credere, l'importante è cercare di trovare gli adeguamenti. Avrei voluto essere in gara, ma dopo la 50 km c'è bisogno di recuperare, quindi auguro buona marcia a tutti e un grosso in bocca al lupo.